Buonasera a tutti, Mastini della guerra, Mastini 17 torna, è con noi Virgilio, ciao Virgilio. Stefano, buonasera, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, è un po' che non ci sentiamo, Virgilio. Cosa è successo nel frattempo? Abbiamo avuto una serie di demolizioni in corso, diciamo, eh? Sì. Sta succedendo un pochino quello che abbiamo anticipato in Mastini 16 il mese prima. Cioè, quello che osserviamo è la sistematica distruzione dell'infrastruttura elettrica ed energetica, diremmo, dell'Ucraina. Esattamente. Quindi vengono colpite le centrali, ma non solo le centrali, anche i maggiori gruppi di trasformazione e i maggiori gruppi di distribuzione dell'energia elettrica, in modo tale che si possa evitare anche di colpire infrastrutture critiche come le centrali nucleari, ma allo stesso tempo ottenere una riduzione della capacità dell'Ucraina di distribuire energia elettrica, che oggi sta arrivando quasi alla totalità del territorio ucraino. E lo osserviamo perché negli ultimi attacchi che abbiamo registrato la settimana scorsa e la giornata odierna, i blackout ormai sono integrali tutta l'Ucraina e riguardano anche i servizi essenziali come la distribuzione di acqua, per non parlare del riscaldamento che sappiamo già essere compromesso per la distruzione di parte della cogenerazione di calore insieme alle centrali elettriche. Sì, i riscaldamenti centralizzati, per capirci. Sì, sì. E oggi abbiamo visto un attacco massiccio. Ecco, contro queste infrastrutture. Noi abbiamo visto un attacco massiccio nei giorni immediatamente successivi l'apertura del G20. Sì, sì, il giorno di apertura del G20, dei leader, dei capi di Stato. E ne osserviamo un altro oggi che cade esattamente alla giornata in cui il Parlamento europeo vota una risoluzione che definisce la Russia uno Stato sponsor del terrorismo. Quindi sono forse coincidenze, forse no, ma sono due momenti in cui Putin non è andato al G20 e abbiamo osservato questa azione di bombardamento strategico, perché è strategico, contro infrastrutture strategiche, e oggi quando il Parlamento europeo ha messo forse la pietra tombale alle relazioni diplomatiche tra Europa e Russia, perché nemmeno gli Stati Uniti hanno definito la Russia stato sponsor del terrorismo, il Parlamento europeo lo ha fatto, e questo evidentemente è un fatto che va contro ogni possibilità di mediazione tra l'Europa e la Russia. Ma secondo te l'hanno fatto sulla base di qualche elemento o solo per una scelta prettamente politica? Perché definire sponsor di terrorismo vuol dire alimentare, addestrare formazioni terroriste nel mondo, armarle e pagarle, no? È una definizione la tua che calza a pennello con quello che recita il diritto internazionale. Noi non vediamo la Russia sponsorizzare il terrorismo, anzi la Russia ha sempre lottato contro il terrorismo. La Russia opera invece oggi una campagna bellica che impiega armi convenzionali anche contro obiettivi civili, come sono le centrali elettriche. Che sono però a doppio uso. Sono dual use, per carità, però era per ragionare e per capire. Se l'Europa pensa che una guerra sia equivalente al terrorismo, a questo punto dovrebbe applicare lo stesso metro all'operazione di fatto militare speciale che la Turchia mette in atto in queste ore in Siria e in Iraq contro il popolo curdo. Esattamente. È la medesima operazione, è un'operazione di bombardamento seguita, sarà seguita presto in questa ora da un'invasione. Esattamente, perché hanno detto appunto siriano. Hanno detto appunto che a seguito dei bombardamenti arriverà un attacco via terra. Sì, si parla di blindati, si parla di fanteria,
di operazioni di assalto aereo, quindi con gli elicotteri. Quindi è un'operazione militare speciale. Dobbiamo applicare quindi lo stesso metro anche a questa operazione. C'è un E tutto. aggredito e c'è un aggressore, no? Assolutamente sì, c'è un aggredito che è la Siria come ente statale, il popolo curdo come entità nazionale, la nazione curda esiste anche se non esiste uno Stato curdo, e esiste un aggressore, in questo caso che è la Turchia, che portando avanti la motivazione di tutelare il proprio territorio dagli attacchi del tipo KK e da quelli che lei definisce terroristi curdi, opera in un'operazione militare speciale in terra siriana. Quindi bisogna essere Anche Irachena, tra lineare. l'altro. Anche Iracchina con Barzani che si è lamentato come ha potuto di pomeriggio dicendo non siamo considerati, non ci meritiamo tutto questo, cioè proprio quasi un'implorazione al mondo di intervenire a difesa di un popolo che non ha i mezzi per difendersi. Ubi maior minor cessat, no? In questo caso sì. Ecco. E i buoni principi dell'Unione Europea vanno a farsi benedire di fronte all'ipocrisia, al doppiopesismo. No, bisogna essere coerenti su questo. Se la Russia è uno Stato sponsor del terrorismo, lo deve essere anche in questo caso l'altro Stato che attacca i curdi. È una linearità. Se invece diciamo che per i nostri interessi geostrategici, geopolitici e di politica internazionale abbiamo interesse che la Turchia comunque si gestisca un po' come vuole, mentre la Russia abbia una limitazione da noi imposta, basta dirlo. Lo si dice, si prende coscienza di questo e si prende coscienza che la scelta politica è questa. Quindi niente di male, bisogna però farlo presente. Oltretutto, poi, se prendessimo la definizione di sponsor del terrorismo e guardassimo all'operato di certi paesi anche dell'Occidente, insomma, ci No, sarebbe. nessuno, noi non sponsorizziamo il terrorismo. L'Occidente non l'ha mai fatto, quindi non è una cosa che ci riguarda, ma secondo me non riguarda neanche la Russia in questo frangente. Posso È una questione di ricordarti sensibilità. i bilanci che riportano i finanziamenti ai caschi bianchi? Caschi Bianchi che formalmente erano un'associazione di difesa, quindi poi se andiamo a vedere i bracci armati che poi si riferivano a. Allora abbiamo interconnessioni che possono andare oltre. Però se stiamo al finanziamento diretto, l'Occidente non ha mai finanziato il terrorismo, così come la Russia oggi non finanzia il terrorismo. Se andiamo all'indiretta, allora dopo lì entra in gioco anche la Wagner. Wagner, che essendo un corpo paramilitare non riconosciuto, potrebbe essere una motivazione per definire la Russia uno sponsor del terrorismo. Se ampliamo la Se definizione, però allora. attenzione, se Wagner operasse al di fuori dell'accordo con i governi degli stati dove va a operare. Lo so, però per l'Europa opera in Ucraina. E quindi è una definizione a cui prestare molta attenzione. Se noi ci riferiamo unicamente alla definizione Ma cogente, alla lo definizione so, però standard. allora vabbè, adesso poi la chiudiamo qui, però ti faccio presente anche che in questo caso dobbiamo tenere presente che Academy, per chi non la conoscesse, era l'ex Blackwater, ha operato in Iraq, quindi. Certo. Lì ci sono state anche delle procedure di tutela degli operatori di questa agenzia con un'immunità addirittura per le proprie azioni sul territorio estero. Quindi si va veramente in un ginepraio. Sì, La esatto. mia teoria è È che come prendere un vespaio e scuoterlo un po', no? Per vedere la mia cosa c'è teoria dentro. è coerente anche in questo caso, nel senso la Russia come non è sponsor, come non lo sono gli Stati Uniti e non lo sono stati altri paesi occidentali. Vabbè, diciamo, E non poi avendo accusato loro, non si può accusare oggi la Russia, ecco. io dico questo, la coerenza rimane questa. Se no, ogni operazione che ha fatto dal 2000 andare avanti per non guardare prima. La NATO o gli Stati Uniti possono essere tacciati di aggressione, quindi terrorismo. Chi è senza peccato scaglie la prima pietra. Esattamente, Georgia esattamente, più che esattamente. Quindi, Serbia, più che Libia, più che ne abbiamo tanti. eh sì.
Quindi i rapporti tra noi adesso abbiamo visto un attacco anche oggi che è passato dopo alcuni giorni, che quindi era il 15 e 17, 17 l'ultimo, quindi sono stati 5 giorni di attesa. Come mai avvengono ogni tanto, secondo te, questi giorni di attesa tra una serie di attacchi e l'altra? Secondo me perché deve esserci una valutazione dei danni portati al nemico, poi una valutazione dei nuovi obiettivi prioritari e poi l'attesa della finestra anche meteorologica corretta per infliggere il maggior danno possibile. Quindi è un'operazione che richiede analisi dei danni, programmazione della nuova azione e messa in pratica della nuova azione. Quindi le Esattamente. ondate così ampie, come oggi si parla di oltre 200 vettori missilistici lanciati contro l'Ucraina. Questo è il più grosso attacco allora dall'inizio dell'operazione speciale. Se consideriamo puramente i missili a crociera, sì. La miseria. Meno male che li avevano finiti, perché se li avessero avuti ancora, chissà che cosa facevano. Se li avessero avuti ancora sarebbe stato un disastro. Esattamente. Ascolta, il clima sta volgendo al peggio in Ucraina. L'inverno è arrivato con un po' di ritardo e con temperature ancora superiori alle medie del periodo di circa 3 gradi, però abbiamo già neve al suolo, abbiamo temperature sempre vicine allo zero, sotto lo zero, e questo porta le persone a soffrire in modo particolare il freddo perché non ci sono sistemi di riscaldamento alternativo nelle grandi città, parlo dei camini, e abbiamo solo o elettrico o riscaldamento autonomo nelle periferie oppure da teleriscaldamento nei centri storici e comunque nei centri più densamente abitati, pure nei centri Riscaldamento che al industriali. momento non c'è. No, non c'è, e quindi le abitazioni iniziano a perdere la loro inerzia termica e la temperatura nelle abitazioni, se abbiamo fatto bene una stima senza riscaldamento, dovrebbe aggirarsi intorno ai 7-10 gradi, non di più in questa fase. Sì, sono molto ben isolate, per carità, perché ho visto tanti palazzi con il che erano già stati fatti anni addietro con il cappotto termico, Sì, certo. però. Infatti, nonostante da giovedì scorso le temperature siano tra meno 2 e più 2 gradi, meno 4, meno 5, con questi picchi, noi stimiamo una temperatura interna ancora sui 7-10 gradi. Ok. Ascolta, i rapporti tra gli USA e Kiev in questo periodo, secondo te, stanno subendo delle modifiche o si mantengono su un rapporto lineare? Io ho visto un piccolo cambio di passo americano durante la crisi dell'S-300 che è arrivato in Polonia martedì scorso. Lì ho visto una certa crisi dei rapporti perché c'è stata una contraddizione molto forte tra Washington e Kiev, Zelensky costretto alla fine a assumersi la paternità del problema e alcuni segnali che vengono colti non pubblicamente ma osservati. Abbiamo visto ad esempio i ricognitori americani e britannici andare a sorvegliare l'Iraq e il Libano, trascurare per molti giorni il Mar Nero. E quindi insomma piccoli segnali, però fatti che comunque sono messaggi chiari all'altra parte. Poi sicuramente il sostegno a te continuerà, non sarà certo annullato, anzi l'interesse americano e di molti paesi occidentali è osservare comunque la sconfitta russa, quindi Kiev verrà sostenuta, però non nel modo in cui Zelensky voleva, probabilmente. E quel pomeriggio, quella sera in cui quel missile è arrivato in Polonia, quando abbiamo osservato subito Zelensky e il suo consigliere addirittura dire i russi vi bombardano, lo fanno addirittura apposta, è una provocazione russa. E insomma, è stato letto secondo me, sia da noi, ne abbiamo scritto
scritto il giorno dopo, in modo molto pacato, ma sia anche dagli ambienti militari americani, come un, non dico un modo per coinvolgere la NATO nel conflitto, ma per avvicinare, insomma, la guerra anche all'Europa. E non è intenzione degli Stati Uniti e dell'Europa entrare in guerra diretta con la Russia, questo è chiaro. Sugli articoli della CNN che tu hai letto sicuramente, che trattavano l'argomento dell'assottigliarsi delle riserve strategiche, avete una di armi, scusami. Altrimenti sembrerebbe petrolio. No, era per quello, il dualismo era quello. Esatto. Che però, voglio dire, entrambe non sono piazzate anche bene. Quello. Esattamente. No. Tu che valutazione dai soprattutto delle posizioni prese dal generale Mark Milley addirittura prima del fatto della simulazione di fatto ucraina di un attacco all'Europa? Vabbè, simulazione non lo sappiamo. No, nel senso che hanno simulato che il loro missile fosse un missile russo. Difatti, ecco, loro sapevano di certo che quel missile era loro. Anche questo non lo so. Non so che consapevolezza ha Kiev delle proprie forze. Ma la batteria sa dove il missile vola. Non lo so. Non lo so se hanno questa piena consapevolezza. Un missile Z-300 non è tracciato dalla batteria fino in fondo, probabilmente. Non lo so, comunque il punto focale è che non abbiamo una catena produttiva tale in grado di rifornire i magazzini occidentali delle armi ad alta tecnologia che stiamo regalando all'Ucraina in quantità ingenti, sia per carenza della capacità produttiva in sé, cioè della capacità della catena produttiva di produrre grandi numeri, sia per l'assenza di componenti, perché c'è un'assenza di componenti primari per alcune armi sofisticate e quindi c'è proprio un blocco, c'è un collo di bottiglia. Dice antimonio, questo tipo di materiali? Minerali di base? No, già lavorati. Io già lavorati. Di elementi già lavorati. E mancano alcuni elementi già lavorati. Già come mai secondo te c'è questo tipo di penuria? C'è questo tipo di penuria perché la produzione di questi elementi non sempre è assicurata all'interno dei paesi dell'alleanza. Quindi ci sono componenti secondarie che però sono cruciali, che non venivano prodotte dentro l'alleanza, e quindi questo ha ridotto la capacità di produrre queste armi in questa fase. Verrà recuperata presto, penso, però al momento non c'è. L'articolo della CNN diceva infatti che nonostante che abbiano aumentato la capacità produttiva i produttori di armi, faceva riferimento ad esempio ai Javelin e altre tipologie, comunque sia le riserve che lo Stato, l'esercito immagazzina, stavano scendendo oltre un livello di guardia. Sì, noi non sappiamo il loro livello, ma gli Stati Uniti vogliono garantirsi riserve adeguate sia per eventi che potessero essere date alla Corea del Sud. Ricordiamoci che la Corea del Nord ha una capacità convenzionale numericamente rilevante, anche se qualitativamente non eccelsa, e quindi lì serve una quantità di rifornimenti adeguati, senza dimenticare poi la Repubblica di Cina, quindi Taiwan è un'altra area che potrebbe necessitare di ingenti forniture di quelle stesse armi che servono oggi all'Ucraina. Parlo anche dei sistemi antiaerei, non solo del Javelin o di altre cose. Quindi dobbiamo ricordare che la nostra industria bellica è un'industria bellica tarata sulla pace, o comunque tarata su operazioni limitate contro paesi che oppongono la resistenza di alcune settimane o alcuni mesi
e quindi permette all'esercito americano di utilizzare i suoi ampi magazzini e poi rifornirli negli anni successivi. Qui non può accadere questo perché la guerra È in continua ad alta continuo. intensità. Esattamente. Ascolta, Virgilio, noi abbiamo seguito dall'inizio questa crisi e per quando dico inizio intendo il 2020. Due anni fa. Esattamente. 2 anni fa, più o meno di questi giorni, iniziavamo con i nostri resoconti. E proprio in vista della guerra che arrivava ed è stata purtroppo una tragica fatalità l'aver avuto ragione più o meno su tutto quello che avevamo detto anche nei tempi, purtroppo. Ascolta, è possibile secondo te che tutte le dichiarazioni che leggevamo sui nostri giornali, sui mezzi televisivi relativi al fatto che la Russia non poteva in realtà portare un conflitto oltre i 100 giorni, queste cose le dicevano all'inizio, fossero in realtà le previsioni magari occidentali che davano i militari sulle possibilità russe di mantenere un livello elevato di conflitto oltre i 100 giorni e quindi abbiano fatto male i calcoli non i russi ma la NATO? È possibile, i calcoli li hanno fatti male un po' tutti, li ha fatti male la Russia all'inizio con l'operazione a nord, li ha fatti male la NATO pensando che in 100 giorni la Russia avrebbe esaurito le risorse, perché è proprio il report di alcuni giorni fa il fatto che si è evidenziato, e sempre medio occidentali lo riferiscono, che la Russia ha acquisito ben prima della guerra da un paese esterno, suo alleato, ingentissime scorte di apparecchiature elettroniche e chip indispensabili alla produzione dei missili a crociera e di altri apparati ad alta tecnologia. Quindi la Russia non ha carenza di microchip. Quando è uscito questo report? 5-6 giorni fa. Mi è sfuggito. Mi è sfuggito. Comunque viene appunto a. Tra l'altro, anche noi avevamo detto che sicuramente in previsione del conflitto avranno fatto adeguata scorta di eventuali apparecchiature E così è e stata. componentistica per poter sopperire. Tra l'altro, questi rapporti li avevamo per una. Diciamo strategia a fin dai tempi sovietici di avere 2 anni di scorta per la produzione a livello bellico dei loro sistemi d'arma e Sì, dei quindi principali, sì. esatto e quindi questo va a suffragare tra l'altro questa nostra ipotesi che avevamo fatto. Sì, e oggi abbiamo visto proprio Medvedev, che è stato incaricato da Putin di sovraintendere alla massimizzazione della produzione bellica, si è recato in Siberia, oltre gli Urali, Ekaterinburg. presso le aziende produttrici di componentistica missilistica e ha messo su Telegram, sul suo canale, un video in cui si osserva la produzione dei missili a crociera con una industria modernissima e con una capacità produttiva non certo simile a quella sovietica, ma che ha dimostrato di poter rifornire le forze armate della quantità necessaria di missili per le operazioni in Ucraina. Una E c'è domanda, proprio il... Dimmi. scusami, quel report a cui hai fatto riferimento era pubblico o Pubblico, open. open? Chi è che l'ha diffuso? Non ricordo se Per i è un settore lettori, per gli occidentale. ascoltatori Guarda, intendo Stefano, non mi ricordo adesso perché abbiamo una massa di informazioni anche. veramente importante. Era un media occidentale, non ricordo se ABC, CNN, BBC, Ok, andrò a era un media cercarlo. occidentale che riferiva a questa sorta di processori non russi fatto dai russi prima della guerra. Ho capito. Benissimo, l'andremo a cercare perché è interessante, soprattutto perché viene a suffragare Ma la quanto dimostrazione stimavamo. lo Eh beh, vediamo dal sì. fatto che oggi hanno inviato 250 missili, 250 missili in una giornata, usando tutti probabilmente i lanciatori a loro disposizione. No, ma infatti,
Anche perché quando ci siamo sentiti, cos'era a luglio, che i giornali dicevano stanno calando i lanci di missili dei russi contro l'Ucraina. Tutti dicevano stanno finendo i missili. E noi abbiamo detto no, probabilmente stanno finendo i bersagli, nel senso che non sanno cosa colpire di preciso, perché non li possono lanciare a vanvera. Non Ma volevano, non volevano colpire. c'era anche una diversa strategia di comando, eh? Ma sì, infatti, perché? Perché con quelle direttive precise di non distruggere le infrastrutture, non distruggere le infrastrutture elettriche, non far pesare troppo la guerra sui civili, non avevano tanti bersagli, perché abbiamo visto che la maggiore carenza probabilmente che hanno i russi al momento è sull'acquisizione delle informazioni e sulla loro gestione. Esatto, infatti le strutture elettriche sono strutture che sono fisse, inamovibili, ben visibili e quindi anche un bersaglio facile da gestire nella valutazione del danno e del nuovo attacco. Però devo dire una cosa, anche il nuovo comandante in capo, di cui tu mi dirai il nome che io non so mai pronunciare, Surovikin. Surovikin, ha un passato in aeronautica, non come pilota ma come pianificatore. E quindi conosce molto bene il mezzo strategico e tattico aereo. Sì, E molto, vediamo infatti che lo impiega molto di più, perché sì, l'abbiamo visto è molto bene parte in della sua Siria. storia. Eh sì, ma anche prima della Siria, lui era stato per un tempo un pianificatore della componente da crociera, e quindi la conosce molto bene. Sì, perché noi abbiamo visto proprio come sistematicamente colpiscano magari una pausa di un giorno, un'altra volta, poi aspettano alcuni giorni, valutano i danni, valutano le riparazioni in corso, valutano dove passa e dove viene convogliata evidentemente l'energia per arrivare e lì trovano i nuovi bersagli per affondare il colpo. E Vedi di vo Stefano, questa. Dimmi, dimmi, scusami, perdonami. No, e di volta in volta la situazione per l'Ucraina peggiora. Sì, vedi, questa tattica è molto spietata, no? Perché comunque, oltre a mettere in difficoltà la produzione bellica e i trasporti, mette in difficoltà la popolazione civile, no? Che quindi sente su di sé il Certo. peso della guerra. Ma c'è un secondo fattore da ricordare. Questa popolazione civile, sia spinta dall'autorità, sia personalmente, potrebbe decidere tra una quindicina di giorni, quando la temperatura nelle case scenderà ancora, di partire, di lasciare l'Ucraina e Sì. di presentarsi ai confini dell'Europa, Polonia, Esattamente. Repubblica Ceca, Ungheria, Germania. Non parliamo dei 2 milioni di persone che abbiamo visto a febbraio, parliamo qua di 10. 12 milioni di persone. Quindi potrebbe essere questo un evento dirompente per l'Europa. Sì, per Io personalmente sì. vorrei accoglierli tutti, perché sono tutti civili profughi di guerra e andrebbero accolti nella migliore maniera possibile e andrebbe Ma garantita un asilo pieno. Ma non so i governi come reagiranno davanti a 12 milioni di persone che si affollano alle frontiere. Virgilio, tu vedi in atto in questo momento un'attività di preparazione per accogliere 15 milioni di persone in Europa, cioè No, in Unione? no, La vedi in Polonia, la vedi in Germania, nei paesi limitrofi? Bene, ci siamo già dati una risposta. Non li faranno entrare. questo non lo so. Io spero li facciano entrare se arrivino alle porte perché sono veramente profughi di guerra. Cioè, queste persone che Senti bussano parlare. Tu all'Europa, sì, ma tu senti il dis discutere qualcuno di accogliere i profughi che arriveranno? Ecco, io non vedo neanche preparativi, perché devi attrezzare strutture. io sento preparativi con supporto probabilmente occidentale, grazie a generatori portatili e altri mezzi, di 4.000 punti di resistenza, li ha chiamati il governo ucraino in questi giorni, che sarebbero 4.000 location riscaldate con energia elettrica, dove la popolazione può trovare asilo. Ma Sì, è ma la una quantità produzione risibile. esattamente, esattamente. Cioè 4.000 bastano a Kiev.
dove ci sono 3, milio- 3 milioni di persone e per ogni punto dovrebbero andarcene un migliaio. Questi sono i valori di cui stiamo discutendo. E gli altri 25 milioni cosa fanno? 4.000 punti di resistenza sono una cretinata. Ecco, cioè, nel senso... Io vedo questo. Io vedo il popolo ucraino come una vittima di questa guerra e andrebbe accolto da tutta Europa in maniera incondizionata. Io certamente, ma anche perché se noi pensiamo a quanti mesi ha impiegato la Russia prima di passare a questa fase, è perché sapeva anche che sarebbe pesata tantissimo sulla popolazione. E quindi vedremo come reagirà l'Europa. Ti dico, se fino ad oggi non hanno pensato di iniziare una preparazione per accogliere la massa di persone che arriva, perché adesso sono già 2 mesi che procedono con questa strategia e sono 2 mesi che noi diciamo arriviamo al punto lì, no? X, in cui ci sarà la rottura definitiva. Noi stiamo già vedendo i trasformatori che si fondono di fatto da soli. Da soli. Esatto, perché il carico per ognuno è portato all'estremo. E quindi cedono, anche pochi sani che ci sono in giro cedono, e non può essere altrimenti. Di fronte a questo noi abbiamo 2 dichiarazioni, una di Scholz di ieri, in cui lui diceva che bisogna prepararsi a un'ulteriore escalation in Ucraina, e non si sa bene a che cosa si riferisca. Poi ha elaborato un po' di più, a domanda ha risposto e ha parlato del fatto che la Russia avrebbe aumentato l'attacco contro le infrastrutture strategiche. Ah, ok. Okay, è per questo che io ho pensato ancora ai profughi, perché forse lui escalation la vede non come l'escalation nucleare, ma l'escalation che poi porterà a milioni di persone il freddo. Io l'ho letta così, quella dichiarazione di Scholz. Ok. Perché lasciata così nel generico era un po' ambigua. I giornali forse l'hanno lasciata volutamente nell'ambiguo. Insomma, è più impressionante, no? E poi ci sono così. Però le dichiarazioni di Boris Johnson, non ha più incarichi di governo, ma oggi ha detto qualcosa, no? Mai detto. Sì, ha parlato dal Portogallo. E ha detto che all'inizio della guerra il governo italiano era riluttante a prendere una posizione estremamente netta contro la Russia e che il governo francese riteneva che un'invasione era improbabile e che il governo tedesco nel caso di guerra si sarebbe potuto augurare una risoluzione rapida del conflitto anche con la resa o comunque la scesa a patti dell'Ucraina al fine di limitare quelle che erano le conseguenze per la Germania. Esatto, proprio così. Che infatti sta patendo più di tutti. E potrebbe patire ancora di più perché... L'anno prossimo. Sì, perché ricordiamo che tutti gli analisti che si occupano di energia ricordano che il momento peggiore per la nostra... infrastruttura energetica non è il 2022-2023, ma sarà il 2023-2024. Forse perché mancheranno i flussi russi, che invece quest'estate hanno consentito di riempire tutte le riserve. Sì, vedi, molto del GNL che ha permesso, ad esempio, anche alla Germania di recuperare le risorse è stato sottratto innanzitutto ad altri paesi che sono andati in crisi, paesi tra l'altro in via di sviluppo che quindi stanno patendo molto al posto della Germania questa crisi, e da noi naturalmente si tace questo perché non fa fine, no? L'altra cosa è che molto del gas che hanno recuperato non fosse di provenienza da fornitori, ma già venduto alla Cina, e che la Cina ha rivenduto con un surplus di guadagno alla Germania. Però potrebbe decidere che non è più nel suo interesse farlo il prossimo anno.
E anche in quest'ottica magari sì, però abbiamo visto che comunque i rapporti non erano così caldi tra Scholz e Xi. Però abbiamo visto i maggiori dirigenti delle multinazionali tedesche premere per questo viaggio di Scholz. Abbiamo visto una lettera di diversi di questi altissimi dirigenti delle multinazionali tedesche chiedere a Scholz di mantenere la globalizzazione. Infatti lui oggi anche ha dichiarato Scholz che è contrario a questa deglobalizzazione, quindi vuole mantenere la produzione in Cina. C'è una bella frattura tra Stati Uniti e Germania in questa fase, anche se non è così evidente. Sì, molto, molto veramente. E anche tra Gran Bretagna e Germania, perché queste dichiarazioni fatte da Boris Johnson Certo, le fa credo Boris siano fatte, comunque. esatto, per mettere in difficoltà maggiore ancora la Germania politicamente. Eh sì, certo, e pungolare il governo italiano in carica ricordando che... Esattamente. Allora, Virgilio, siamo arrivati alla fine della puntata. Stefano, sì, vedremo nei prossimi giorni come evolverà questa guerra. Il fango ormai ha preso possesso di ampie aree del sud Ucraina. Sì, abbiamo visto già le prime gelate, sono scese a meno 5 le Prime gelate, temperature. ci saranno temperature ancora non da ghiatto, più 2, meno 2 nei prossimi 10 giorni. Da metà dicembre di solito è il tempo del congelamento del terreno, vedremo poi se qualcuno avrà la voglia, la possibilità, la capacità di prendere l'iniziativa. E vedremo soprattutto se la popolazione ucraina sarà chiamata a una resistenza oltre il limite, rimanendo nelle abitazioni a Kiev, nelle grandi città. Speriamo che nessun civile. O se a un certo punto daranno il via alla migrazione di massa e magari nel momento in cui i paesi europei dovessero calare le forniture di armi perché arrivano Vabbè, a questa raschiare il barile. sarebbe addirittura una. Mi viene il termine in inglese, ma non voglio usarlo. Sarebbe detto non rendere la migrazione un'arma, quindi Beh, ma l'hanno già fatto. sì, però con i propri stessi cittadini sarebbe la prima volta praticamente che verrebbero usati i propri cittadini per questo scopo. Speriamo di no. Vediamo come evolve. Secondo me continueranno gli attacchi sistematici all'infrastruttura elettrica e Sì, assolutamente, assolutamente. non è escluso che un giorno, una mattina, se la situazione dovesse peggiorare ancora, non con i missili da crociera, ma con qualche missile balistico, non venga colpito qualche palazzo del potere di Kiev. È un passaggio che io non dico mi aspetto, Sì, che fino ma adesso non c'è stato nessun attacco, contro. non c'è stato, perché comunque sembra un canale di dialogo forte con Zelensky o comunque gli ucraini. Se questo si interrompesse, io non escludo che missili Iskander non possono essere lanciati contro il palazzo presidenziale per dare un segnale forte. Non lo so, potrebbe essere un'opzione. Sì, ci sono anche dei missili balistici anche più con testate convenzionali, più pesanti Più dei. pesanti, certo. Forse qualcuno lo stanno anche comprando dall'Iran, tra le altre cose. Sì, questi sono report che non riusciamo ad avere perché sono transazioni che accadono nel Mar Caspio, se accadono, e quindi fuori tutta quella che è la nostra capacità di analisi. Vedremo. Vedremo entro breve, mi sa. Va bene, Virgilio, ti ringrazio per la chiacchierata e lo scambio di informazioni, opinioni, come sempre. Grazie Ricordiamo che i mastini non siamo io e te, ma quelli che purtroppo ci hanno sguinzagliato intorno. a te. No. Ricordiamo la franchezza delle nostre idee. E a Esatto. dimostrazione di questo, anche quando ci sono idee non Che non collimano, simmetriche, diciamo. non simmetriche, sono la prova provata che il resto non è finzione, No, è idea infatti. vera. Infatti. Ti saluto Virgilio, buona serata. Un abbraccio. Ciao.